Io prendo un impegno con voi: se dovessimo trovarci noi da 3 mesi al governo del paese, lo Stato si assume la responsabilità di risarcirvi. Vedremo di risarcire tutti i truffati. Sveglia, sveglia, ci risiamo ancora. Truffati dalle banche. Nella manovra la norma sui rimborsi contiene lo scudo per gli istituti e le autorità di vigilanza. Non potranno subire cause. Per come è scritta, con questa norma il governo salva Consob e Banca Italia. In pratica passerebbe un vero e proprio condono tombale in favore delle banche e delle autorità di vigilanza, che avrebbero dovuto impedire la drammatica crisi bancaria che ha portato migliaia di risparmiatori in Toscana, Marche, Emilia, Lazio, Abruzzo e Veneto a perdere i risparmi di una vita intera. Chi mi segue lo sa, qualche giorno fa ho fatto questo video. Sono 119.000 investitori che hanno perso denaro con la Banca Popolare di Vicenza, 87.000 con Veneto Banca, 12.000 circa con Banca Etruria, Carife, Banca delle Marche, eccetera. La finanziaria propone: agli azionisti sia dato il 30% di quanto perduto, purché rinuncino a qualsiasi azione per il restante 70% contro banche ed organismi di vigilanza. In sostanza, una vera e propria fregatura a danno dei risparmiatori e un bel favore alle banche. Alessio Villarosa, sottosegretario all'economia, dice delle cose che sono incredibili. Questo provvedimento doveva per forza entrare in legge di bilancio. Esiste una norma europea che prevede che tu non possa dare aiuti di Stato. Però facciamo una scelta: o rispettiamo quello che dice l'Europa o non la rispettiamo. Non è che la possiamo rispettare a nostro comodo, e la rispettiamo proprio quando dobbiamo fare un favore alle banche, proprio in questo momento. Per le altre cose no? Villarosa racconta a noi e ai risparmiatori là davanti che questo testo, così com'è, l'ha voluto l'Europa, e che però il governo molto presto ritirerà la norma che impedisce le cause alle banche. È logico che deve essere ritirata, perché la legge in Italia, secondo Costituzione, è uguale per tutti. Fatalità vuole che proprio in quel momento arrivi l'ex senatore Augello, proprio colui il quale ha scovato la norma incriminata. Dice che non è vero che è un regalo alle banche, che gliel'ha chiesto l'Europa. Non è vero, tant'è che adesso la toglieranno, perché non c'entra niente. Ha fatto la supercazzola la Villarosa. Quella norma non andava proprio scritta. Ma non è legge. Che vuol dire? Ha mandato alla Camera per farla approvare. Ma non è legge. Allora scrivete le cose per prendere in giro la gente. Che no, vuol dire? Scriviamo le cose per confrontarci col Parlamento, che ha diritto. Il sottosegretario sembrerebbe voler dire che avrebbero scritto una norma assurda e ingiusta solo per poi confrontarsi con il Parlamento e infine ritirarla. Come si dice a Roma, ci hanno provato. Fin qui la versione ufficiale che il governo ci ha dato nella scorsa puntata, ma qualche giorno dopo spunta un nuovo video registrato durante l'incontro con le associazioni dei risparmiatori, solo che questa volta a parlare l'altro sottosegretario all'economia, Massimo Bitonci della Lega. E ascoltate bene la sua versione dei fatti, perché è molto diversa da quella del suo collega Villarosa. Cioè, la parte politica aveva scritto nel testo iniziale ovviamente le azioni nei confronti delle banche, c'era nel testo. Dopo, nel testo che ha dato in approvazione in Consiglio dei Ministri, è scomparsa questa parte. Capito? Secondo Bitonci, la norma che impedisce di agire contro banche e autorità di vigilanza, nel testo scritto da loro, parte politica, inizialmente non c'era, ma sarebbe misteriosamente comparsa nel testo arrivato in Consiglio dei Ministri. Villarosa dice: abbiamo fatto questa norma perché ci chiede la legge europea. Bitonci dice: manina. Se è manina bisogna andare in procura, però, perché sarebbe un falso materiale. Siccome non mi pare che nessuno abbia denunciato la magistratura l'accaduto, io temo che non sia vera né l'una né l'altra cosa. Allora come facciamo a scoprire la verità? In linea di massima, se io e te stiamo in una stanza e dobbiamo decidere come si scrive la legge, adesso un testo di legge vuol dire che te eravamo d'accordo nel fare quella legge. E per quello mi sento tradita, perché io ho avuto fiducia. Io prendo un impegno con voi: se dovessimo trovarci noi da 3 mesi al governo del paese, lo Stato si assume la responsabilità di risarcirvi. Vedremo di risarcire tutti i truffati. Dopo 10 anni posso dire una cosa che sicuramente potrà essere utile a tutti quanti: seguite la legge e andate davanti ai giudici per chiedere i vostri diritti. Non seguite la politica, mai. Poi ci hanno legato le mani perché dicono che non possiamo più fare causa a Banca Italia o la Consob, che sono stati responsabili. Devo essere contenta. Teniamo presente un punto molto importante: che l'amministrativo segue il denaro, ma il penale segue la persona. Quindi anche se vi hanno fatto questi accordi truffa, la denuncia penale è comunque un'indagine, la potete chiedere e potete andare a colpire la persona o le persone che hanno creato questo danno. Ed è questa la strada da percorrere.
Eh sì, perché nella finanziaria, oltre al limite del 30% di quanto perso, si stabilisce anche un limite massimo di 100.000 euro di risarcimento. Dicono Di Maio, Villarosa, Bidonci, noi non abbiamo mai promesso il rimborso integrale. Ma siamo tutti stupidi? Che abbiamo tutti capito così? Io e mio fratello abbiamo trascritto parola per parola dai filmati e li abbiamo mandati a questi politici che a un certo punto si sono defilati. Fa schifo e viene cambiata. Ce lo dice il senatore Paragone. A domanda tu mi hai detto, com'è stato? Hai detto fa schifo. Punto. Quindi quelli che cosa, sono... Cosa ti devo girare attorno? Fa schifo e deve essere cambiata. Effettivamente fa schifo e deve essere cambiata. Paragone, ma Alessio Villarosa è del Movimento 5 Stelle, non di un altro partito. Che ne sarà della promessa di risarcire al 100% tutti i truffati? Ho una lettera per lei dalla famiglia Fagan che sono stato a trovare a Montebelluna, che dice di averle promesso tutti i voti della famiglia che lei ha incassato. I voti noi non... Avevate promesso il rimborso integrale dei risparmiatori. No. Gli azionisti delle banche venete, nessuno gli ha mai promesso il rimborso integrale. No. Né lei, né Di Maio, né Salvini, nessuno del governo. Lo Stato si assume la responsabilità di risarcirvi. Ma siamo tutti noi fratelli coglioni in sei che abbiamo votato i 5 Stelle perché ci hanno detto il rimborso integrale a tutti i truffati. Il problema è che gli azionisti non sono mai stati rimborsati. E noi abbiamo detto, qua c'è stato veramente un po' di casino, risarciamo anche gli azionisti, diamogli un forfè, poi faranno causa per il restante, perché quella norma, ripeto, non ci sarà. Possiamo dire che hanno capito male gli azionisti, cioè i 5 Stelle non mi hanno mai detto il rimborso al 100%. No, io non l'ho mai detto. Fagan, avete capito male, in realtà azionisti, niente rimborso integrale. Diciamo anche qua, 30, niente rimborso 30% integrale. 30% fino al 50%. Ma massimo 100.000 euro. Quindi massimo più avete risparmiato, euro, più avete, faccio ho due telecamere, devo, più avete risparmiato, più lo pigliate in saccoccia. Ma sto treno che fa? Ma infatti chiamiamo Toninelli. Hanno capito tutti che gli davate il 100% e vi hanno votato per questo. Ma guarda, è un miliardo e mezzo. Sì, ma avete detto, ridiamo il mal tolto. Ma lei sa quanto dai, è... senza la mano, dai, stiamo lavorando. Bidonci, non scappi, Bidonci. I veneti hanno capito male che gli avreste dato il 100%. Allora, noi abbiamo preparato un emendamento. Rimane la possibilità di fare causa alle banche, alla Consob. Ma che siccome il 100% sono 20 miliardi, perché questa è la realtà, il 100% di 200.000 risparmiatori sono 20 miliardi, noi abbiamo 1,5 miliardi. Meno male che è finita la campagna quindi, elettorale e finalmente sappiamo la verità. Guardi che 1,5 miliardi, 1,5 miliardi è una somma estremamente importante. 1,5 miliardi su 20 miliardi, che percentuale è? Dimmi una mano. 20 miliardi sono un sacco dei soldi. Dire, e dopo in realtà dovreste mandare tutta questa intervista, ma siccome farete tutto il lavoro di taglio... Le Iene potranno fare anche il lavoro di taglio, ma ci sono dei fatti che esistono e sono concreti. La prima è che il decreto dice che non si può fare causa a Banca Italia e a Consob, che sono uno dei responsabili di questa truffa colossale che hanno fatto a 220.000 persone. Il secondo fatto è che in campagna elettorale avevano promesso di restituire tutti i soldi e qui non ci sono tagli. Si chiama che avete montaggio, fatto, dove avete tagliato Bidonci. Tutta la parte Bidonci, ovviamente delle mie spiegazioni. E voi avete fatto promesse e poi l'avete tagliata dalla manovra. Riportiamo un miliardo, allora facciamo così, un miliardo e mezzo per i risparmiatori. Però ne 30%, 30% è l'acconto, ci sarà il ristoro complessivo e totale. Non c'era il 100%. Non c'è più quello che... Non c'è più, ha ragione. Governo del cambiamento idea, cioè 100% è impossibile. Adesso prendo il treno, vi ringrazio. Grazie, bene, grazie mille. A voi. Abbiamo scoperto la verità. Per rimborsare azionisti e obbligazionisti servono 20 miliardi, ma questa cosa in campagna elettorale non ve l'hanno detta. Io prendo l'impegno con voi, se dovessimo trovarci noi da 3 mesi al governo del paese, lo Stato si assume la responsabilità di risarcirvi. Vedremo di risarcire tutti i truffati. Fa schifo e viene cambiata. Ce lo dice il senatore Paragone. A domanda tu mi hai detto, com'è stato? Hai detto fa schifo. Punto. Quindi quelli che sono... Cosa ti devo girare attorno? Paragone è sicuramente in imbarazzo perché i suoi colleghi di partito stanno facendo delle sciocchezze enormi. Comunque questo decreto viene cancellato perché è assurdo. Perché se qualcuno sbaglia in Italia, la legge è uguale per tutti. Il consiglio spassionato per tutte le persone che hanno soldi è... Prendete un avvocato bravo che si occupa di diritto bancario e andate a fare la causa contro la banca, civile e penale. Un'altra cosa molto importante, non accettate nessun tipo di compromesso. I vostri soldi li dovete prendere tutti fino all'ultimo euro e vi devono pagare anche i danni.
questa è giusta.